Sono Silvio Porzionato e sono un pittore italiano e attualmente vivo in un paese in Nord Italia. Sono cresciuto in una famiglia molto semplice, molto umile, una famiglia di classe operaia e i miei lavoravano tutto il giorno, mio padre addirittura faceva due lavori e quindi io passavo le mie giornate a casa con una zia che mi aiutava a fare i compiti e quindi diciamo che grazie a questa infanzia un po' difficile sono cresciuto con l'idea di che per avere successo nella vita io dovessi indossare una giacca e una cravatta e fare un lavoro d'ufficio, cioè questo era un po' il mio obiettivo ed era l'obiettivo della mia famiglia e quindi però nonostante tutto passavo questi pomeriggi a casa con questa zia che mi faceva vivere in una sorta di mio momento più giocoso, proprio disegnando, inventavamo storie, disegnavamo, creavamo fumetti, inventavamo personaggi. Questo è stato, diciamo, il mio approccio al disegno e all'arte. Fosse stato per me, avrei solo disegnato tutto il giorno. Ho capito che sarei diventato un artista durante un viaggio in India. C'è stato un periodo della mia vita durante l'estate facevo dei viaggi in solitaria e in uno di questi viaggi è stato un viaggio in India e volevo attraversare in pratica l'India da Calcutta fino all'Himalaya e proprio al mio arrivo a Calcutta sono stato avvicinato da una signora anziana che tra l'altro sosteneva di essere discendente di Zarathustra che voleva che io andassi voleva che io stessi un periodo a casa sua, voleva ospitarmi a casa sua e ha insistito molto, io sono stato a casa sua per un breve periodo, lei era una pittrice, una gallerista e io alla domanda perché tutto questo interesse nei miei confronti lei mi ha risposto che secondo lei io ero un pittore. Ovviamente la cosa all'inizio mi ha solo divertito ma grazie anche alla filosofia indiana che in un certo senso ti fa pensare a qual è il tuo talento e non a quello che vorresti essere quello che vorresti essere o che vestito vorresti indossare, ho capito che forse poteva, non lo so, ha dato un senso al viaggio e io ho fatto tutto questo viaggio praticamente solo disegnando, dal Taj Mahal al banco al mercato. E quando sono finito sull'Himalaya, proprio ai confini con il Nepal, una persona che ho conosciuto lì mi ha regalato degli acquerelli e io ho iniziato anche a dipingere. Sono tornato a casa e lì è stato come un colpo di fulmine. Ho deciso che quello è stato il momento in cui ho deciso che sarebbe diventata la mia vita. Allora, l'inizio è stato molto difficile, l'inizio è stato durissimo, ho passato degli anni perché ho mollato tutto proprio per seguire questa passione, questo desiderio. Quindi l'inizio è stato molto molto difficile, facevo fatica a sostenermi e poi piano piano poi è successo un episodio che praticamente un gallerista molto importante ha visto il mio lavoro, gli sono piaciuto e ha iniziato a farmi conoscere, a portarmi nelle fiere internazionali e da lì ovviamente la strada è diventata un po' più facile. E gli ultimi anni effettivamente tutto è cambiato in meglio e fortunatamente spero che questa cosa continui ancora perché ho iniziato a lavorare con molte gallerie nel mondo e ovviamente con una soddisfazione personale incredibile perché è una cosa che mai mi sarei aspettato di vivere. Allora, fin da subito ho iniziato a dipingere su larga scala perché non lo so spiegare il perché, però per me trovarmi la tela bianca enorme davanti è come per un alpinista trovarsi la montagna, cioè per me la cosa bella è poter essere istintivo sulla tela e quindi a poter avere più fisicità. La tela grande mi dava la possibilità di esprimermi, ma è stato così da subito. Il lavoro che sto presentando oggi a questa mostra è il riassunto di un progetto che sto portando avanti da qualche anno. E la mia esigenza è quella di trasformare le figure che fotografo, le persone, le modelle che fotografo in personaggi
di un mondo teatrale ed onirico, e quindi di raccontare una storia attraverso un dipinto, spersonalizzando la figura che sto dipingendo. Quindi questa persona non sarà più se stessa, ma sarà l'attore del mio racconto. Sì, in realtà ne ho un paio probabilmente. Il più evidente è quello che io dipingo figure, io non dipingo cose, o case o città, io dipingo figure umane. E il più evidente per me è che mi rendo conto che da sempre ho sempre iniziato il dipinto dipingendo l'occhio sinistro. Non so spiegarvi il motivo, ma è così. E l'altro rituale è che io dipingo solo di mattina, di pomeriggio, di sera, a volte anche di pomeriggio, però per me la mattina l'ora in bocca, come si suol dire, e io alle 7 di mattina sono in studio a lavorare.